Sfera d'acciaio da 1,5 kg, completamente immersa nell'olio, densità dell'olio, e pesata con un dinamometro. Qual è il peso effettivo segnato dal dinamometro? Con quanta forza esterna la sfera andrebbe premuta per farla rimanere sommersa nel mercurio? La differenza tra la sfera immersa nell'olio e immersa nel mercurio risiede nella forza d'Archimede. Infatti il peso della sfera è lo stesso nei due casi, ed è 14,7 newton. Lo sappiamo perché conosciamo la massa della sfera, basta fare m per g e abbiamo il peso. La forza d'Archimede invece è molto più piccola nel primo caso perché l'olio è molto meno denso del mercurio, che invece esercita una forza d'Archimede molto più intensa. Basta confrontare la densità dell'olio, 0,850 kg al litro, con quella del mercurio che è 13,6 kg al litro. Nella prima parte dobbiamo calcolare il peso effettivo, che segna il dinamometro al quale è appesa la sfera. Sappiamo che il peso effettivo è la differenza tra il peso e la forza di Archimede. Il peso abbiamo detto che lo conosciamo, la forza di Archimede la dobbiamo calcolare come sempre dal peso del liquido spostato. La formula è sempre la stessa, la densità del liquido, in questo caso ho scritto la densità dell'olio, per g per il volume immerso, cioè il volume d'olio spostato. Ma il volume d'olio spostato è uguale al volume dell'oggetto, che qui ho indicato con V. E il volume dell'oggetto me lo posso ricavare dalla densità dell'acciaio, che la conosco e so che vale 7,86 kg al litro. Quindi con la formula inversa mi ricavo il volume della sfera dividendo la massa della sfera per la densità della sfera, cioè dell'acciaio. 1,5 kg diviso la densità dell'acciaio e viene appunto questo volume, che è il volume della sfera, ma è anche il volume d'olio spostato. Lo vado quindi a sostituire qui. Ecco il calcolo eseguito qua sotto. Il calcolo della forza d'Archimede, la densità dell'olio, G, e il volume d'olio spostato. Il risultato è circa 1,6 newton. Allora il peso effettivo è uguale al peso vero della sfera, che abbiamo calcolato prima, 14,7 newton, ridotto, cioè diminuito, della forza d'Archimede, che è sempre pari alla riduzione del peso, e quindi meno 1,6 newton, 13,1 newton, il peso effettivo della sfera immersa nell'olio. Quando invece immergiamo la sfera nel mercurio, siccome il mercurio è più denso dell'acciaio, infatti la densità del mercurio è questa e quella dell'acciaio è minore, allora la sfera tende a risalire verso l'alto perché la forza di Archimede supera la forza peso della sfera e quindi vorrebbe andare a galleggiare questa sfera. Invece noi vogliamo tenerla sommersa, quindi dobbiamo esercitare una forza dall'alto verso il basso e spingerla giù con una forza pari alla differenza tra la spinta d'Archimede e il peso della sfera. Peso della sfera che non cambia, la forza d'Archimede la dobbiamo ricalcolare utilizzando la stessa formula di prima, ma sostituendo la densità dell'olio con la densità del mercurio, perché cambia il liquido che spinge la sfera. Il volume immerso rimane sempre il volume della sfera perché è tutto è completamente immersa. Facendo questo calcolo, la forza d'Archimede, la nuova forza d'Archimede è di 25,5 newton, molto più della vecchia forza d'Archimede che era solo 1,6 newton. Come detto prima, facendo la differenza fra queste due forze, la forza d'Archimede nuova meno la forza peso della sfera, otteniamo la forza con cui dobbiamo premere verso il basso questa sfera per tenerla sommersa, 10,8 newton.